Dolle spettacolo all'antistadio Flacco di Pescara tra Cantera Adriatica e la Tollese nel match valido per la seconda giornata di eccellenza femminile. Le ragazze dell'allenatore e giocatore Gabrielli battono per 3-2 le biancorosse e rimangono solo in vetta almeno per una notte. Venendo al match, a partire forti in realtà sono le ospiti che ci provano al quarto d'ora, inizialmente con Primi che si libera in aria ma non riesce a trovare la porta, poi doppia palla gol di Mari che ci prova all'interno dell'area ma la difesa pescarese ribatte due volte tra le proteste ospiti che chiedevano un tocco di mani. Infine, con ancora Primi, para Gabrielli alla prima vera occasione, passa la Cantera, grande azione solitaria di Masciulli che semina le avversarie sulla sinistra e incrocia con il destro per l'1-0. Passano precisamente 6 giri di lancette, tiro cross di Calvano, la solita Masciulli la devia da centro area ed è 2-0. La risposta della Tollese è affidata a Lazzari, punizione ribattuta dalla barriera. Con le immagini di Simone Luciano, la ripresa inizia con una botta e risposta delle due numere 10. Prima Lazzari chiama all'intervento Gabrielli, poi Masciulli dal vertice sinistro dell'area, destro secco a cui Basciani dice di no. Al decimo Mari da fuori, Gabrielli prolunga in corner, dagli sviluppi Colasante, che brivido, palla ribattuta sulla linea. Nel momento migliore ospite si scatena Masciulli, assist per Danny Balle che si libera dal limite, palla in buca d'angolo per il 3-0. Finale di Chiara Marca Tollese al 27esimo, Mari viene stesa in area ed è calcio di rigore, sulla battuta la stessa numero 6 che angola troppo e spedisce il pallone fuori. 10 minuti più tardi, punizione per la Tollese, sulla battuta la specialista di Gregorio che batte sul primo palo Gabrielli e firma l'1-3. Un finale rovente al 90esimo, pallone vacante in area, arriva Lazzari che al volo mette il pallone sotto al 7 e fa 2-3. Il forcing ospite è davvero forse nato, ma di occasioni se ne vedono poche e dopo 12 minuti di recupero termina dunque così. Ancora un successo, il secondo per la Cantera Adriatica nel big match di giornata. Cantera Adriatica Tollese 3-2. Deusani, una sconfitta arrivata all'esordio di questa stagione, comunque avete avuto bellissimi segnali, ci siamo davvero divertiti, 5 gol, cosa non è andato ma soprattutto cosa prendete di buono? Beh, allora innanzitutto sapevamo il livello della squadra avversaria, sapevamo che loro erano una squadra che come le nostre e come altre squadre le ragazze giocavano già da tanto, quindi il livello è stato abbastanza alto e che faccio i complimenti a tutte e due le squadre, innanzitutto a loro per la vittoria e alle nostre per la reazione. Abbiamo sbagliato qualcosina nel primo tempo, forse un po' l'inesperienza mia a livello di allenatore nella quadra in campo e un po' loro per la voglia di strafare siamo andati sotto e recuperare 3 gol è difficile, ci siamo andati vicini, abbiamo sbagliato il rigore nel calcio, non accuso la ragazza, anzi gli faccio veramente un grande abbraccio perché avere la freddezza di prendere la palla e battere il rigore non è da tutti. Testa domenica e speriamo subito di recuperare questi 3 punti persi. Dove possono arrivare queste ragazze? Guarda, io il livello del calcio femminile per me è un livello nuovo, io non lo conosco. So che in mano abbiamo una grande squadra, abbiamo delle grandi ragazze. A me una cosa che mi piace è che loro si allenano in 28, cioè avere 28 ragazze non è da tutti. Quindi io dove arriviamo non lo so, però è una grande cosa già quello che stiamo facendo. Siamo con mister Gabrielli, allora mister, una giornata di sport, ci siamo divertiti, 5 gol, poi soprattutto avete portato a casa la vittoria, insomma va bene così. Va benissimo, è una grande soddisfazione per me e per tutta la squadra e dovete considerare che abbiamo un organico che è di parecchio decimato, soprattutto le persone che mancano sono veramente importanti. Approfitto per ringraziare lei, la nostra mitica portiere numero 22, Piera Nardulli, che io ho dovuto sostituire per forza di cose. Le ragazze hanno giocato molto bene e chiaramente poi nel lungo andare l'assenza di Piera si è sentita, il primo gol era evitabile e ho visto che c'è stato un po' di calo fisico, ma anche a centrocampo avevamo assenze che non ci hanno permesso di tenere il loro ritmo, però possiamo migliorare, partiamo già da un buon punto di inizio ma possiamo ancora migliorare. Mister, due vittorie in due partite, dove possono arrivare queste ragazze? Queste ragazze possono arrivare ovunque vogliano perché questa squadra è nata quest'anno, è una squadra nuova ma è una squadra che basa la sua forza sul cuore. Ho scelto un organico da zero
Abbiamo costruito questa squadra da giugno con un piccolo torneo a Chieti, ma ci abbiamo messo tanto di quel cuore che tutte queste componenti, diciamo, hanno sono fatte della stessa consistenza. Sono ragazze che hanno una passione enorme, sono ragazze che vengono qui, che fanno dei sacrifici come me. Io ho un figlio a casa, approfitto per salutarlo, Andrea, ti amo. E facciamo veramente tanti sacrifici, ma i risultati si vedono. Io sono strafelice sia delle loro prestazioni tecniche sia di quelle morali. Sono veramente delle grandi ragazze, una grande squadra. Una grande squadra. Vorrei solo... Vorrei solo dire una cosa. Come mai la cantera non la batti mai? Chiuso. Questo è gruppo.